Siamo adesso con il candidato Alessandro Vigni alla mia destra, candidato appunto della sinistra, del raggruppamento di sinistra, ma prima di entrare nel cuore dei problemi, due parole biografiche come facciamo con tutti. Classe 1948 è una figura nota all'interno dell'amministrazione senese, certo non gli manca l'esperienza, visto che è stato, fra le altre cose, assessore a cavallo degli anni 80 e i primi anni 90, dall'84 al 92. Ci ricordiamo delle battaglie per il traffico, no? Sul traffico, anche battaglie impopolari, ma che sicuramente avevano una loro ragione. Alessandro Vigni, che si autodefinisce un comunista atipico. Ecco, come mai questa autodefinizione di comunista atipico? Perché in realtà io ho sempre cercato di far ragionare la testa e quindi a volte sono stato allineato, altre volte non sono stato allineato e ho espresso le mie opinioni. Forse questo può darsi anche che in passato l'abbia pagato, ma ho il coraggio e le mie posizioni e quindi penso tra l'altro che un amministratore pubblico debba avere questo requisito fondamentale. Avere la forza anche di dire dei no, di opporsi a certe cose e avere la forza di fare le cose che sono anche impopolari. Nel 1988 liberammo qui Camporeggio Sì, come ecco, perché prima noi zona. siamo in Camporeggio, è l'unica per ora almeno intervista che facciamo in verticale, siamo nel cuore appunto del centro storico e appunto non è casuale questa scelta di No, Camporeggio, no? perché la prima zona che io liberai dalle auto, ora purtroppo ce l'hanno rimesse, non so perché, ma comunque Quindi il sindaco eventuale Vigni le toglierebbe questo per. certamente le manderebbe dentro lo stadio del Rastrello o sotto la fortezza dove c'è posto per la quarantina, 50 macchine che sono parcheggiate Torniamo subito alle qui. cose più attuali e più concrete, che sono quelle poi senza retorica che interessano di più alla gente e quindi ai votanti. Però solo un passaggio, visto che abbiamo intervistato prima il candidato Sergio Fucito di Casa Pound, il quale alla fine ci ha detto, dice, noi non siamo più, non ci sentiamo neanche più anticomunisti. Ecco, mentre loro, intendendo appunto le persone, i candidati, in questo caso di sinistra, si sentono sempre antifascisti. Ecco, ha detto una cosa giusta da questo punto di vista, che un candidato di sinistra si sente sempre antifascista. Oppure Ma durante i molti incontri, ha sbagliato, no, forse. ma durante i molti incontri che abbiamo avuto per cercare di costruire uno schieramento unitario più ampio, poi non ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta perché a un certo punto abbiamo posto tre discriminanti. Abbiamo detto: noi vo non vogliamo allearci con chi ha fatto parte del sistema di potere che ha rovinato questa città. Non vogliamo avere nulla a che fare con chi si richiama a valori fascisti. Non vogliamo avere nulla a che fare con la massoneria. Queste tre discriminanti hanno fatto sì che tutta una serie di potenziali alleati si squagliassero e siamo in pochi, ma come si dice, pochi e buoni, può darsi che poi raccolgano anche molto consenso. Ecco, una domanda che credo molti si potrebbero fare. C'è bisogno, almeno così si sente dire, di una ventata di novità in città, no? Di figure nuove. Ecco, Alessandro Vigni ha il vantaggio, l'abbiamo detto, dell'esperienza di amministratore, ma certamente personaggio nuovo all'amministrazione non è. Poi uno potrebbe dire che Laura Vigni è appunto tua sorella, quindi in qualche modo c'è una partecipazione familiare massiccia in questa operazione politica. Che cosa replica il candidato Vigni a chi può muovere un'obiezione di questo tipo, della mancanza di novità della figura soprattutto? Ma io credo che la novità stia nella testa soprattutto, non tanto nell'età. Io ho fatto nel mio passato tante esperienze diverse e ho delle idee, secondo me, abbastanza importanti per la città. La prima delle quali è quella di migliorare tutto il sistema di accesso, che è un garbuglio di cose fatte, La mobilità.
senza capo né coda, perché non c'è una scala mobile collegata funzionalmente a un parcheggio. Ci sono parcheggi che sono realizzati, vedi quello di Porta Ovile e quello di Porta Pispini, ma che non sono utilizzabili dalla gente. C'è un sistema di accesso degli autobus turistici che porta tutti gli autobus via San Prospero con la giusta protesta dei cittadini. Questo per dire un tema, ma poi andando avanti ne parleremo altri. Per esempio, c'è come movimento di sinistra, vi siete occupati molto dell'acqua pubblica, per esempio. Ma una cosa che mi ha colpito ultimamente, dovendo scegliere per motivi sintetici di par condicio, abbiamo i nostri 25 minuti, è la questione delle case popolari. C'è stato un intervento da parte vostra anche nei giorni scorsi. Ecco, una domanda al candidato Vigni. A Firenze, nella nostra vicina Firenze, il sindaco del PD, come sappiamo renzianissimo, Nardella, proprio nelle 48 ore scorse ha fatto un'apertura che per un sindaco che si richiama alla sinistra non era scontata. Cioè ha detto: ci devono essere nell'assegnazione delle case pubbliche dei vantaggi per gli italiani rispetto a chi è straniero. La posizione di Alessandro Vigni qual è? Posizione molto semplice, questa è un'idea assolutamente anticostituzionale. I cittadini vanno misurati sulla base della loro condizione di bisogno. Se c'è una famiglia con molti figli, povera, senza lavoro, è la prima che deve essere piazzata nelle case popolari. A prescindere dall'origine e dalla nazionalità. Anche perché la nostra città sta talmente invecchiando che ha bisogno dell'apporto di nuove forze e di giovani. E le famiglie con i giovani sono quelle degli immigrati. Se poi questi immigrati si integrano bene, io vedo contradaioli neri come il carbone, non penso che se ne stupisca nessuno. Questa è una differenza, è interessante che emergano queste differenze, perché ovviamente il candidato Fucito ha dato una risposta che era completamente altra, no? Prima gli italiani e poi il seguito. Lui dice di non essere più fascista, ma mi sembra che lo sia. Ma non è l'unico comunque a dire questo sulla priorità per gli italiani. Cambiamo argomento, perché anche questo è un argomento di grande importanza, il discorso del turismo. Il turismo, si è detto, uno dei massimi vettori, forse il massimo ormai per la città di Siena, dopo quello che è successo al Monte dei Paschi e non solo. Ecco, dall'opposizione si levano voci critiche, qui siamo in un luogo di grande passaggio turistico, sulla gestione da parte di Valentini, dell'assessore Pallai, del turismo. Anche Vigni è critico da questo punto di vista, intanto, oppure riconosce al sindaco di avere lavorato bene a livello di gestione del turismo in questi 5 anni? Io penso che la prima cosa da fare sarebbe di fare una programmazione pluriennale. Le iniziative turistiche devono essere conosciute con largo anticipo se vogliamo stare nei programmi dei tour operator, se vogliamo avere qui la possibilità di avere un afflusso continuo. Quindi programmazione a lungo respiro, utilizzo di tutte le strutture che ci sono nella città e nel territorio circostante. Non basta parlare del Santa Maria della Scala o del Duomo, ci sono una serie di risorse, di immobili in città disponibili e ricchi che possono essere fatti apprezzare ai turisti. In ogni caso il Santa Maria della Scala dovrebbe essere, che credo. Ma certo, anche certo, nella, il Santa Maria della Scala va sindaco centrale. Va rapidamente completato, secondo il progetto dell'architetto Canali, che e fu il frutto di un lungo dibattito in città, dove si mette dentro, all'interno di questo complesso, non solo le attività espositive, tanto bisognerà cominciare a spostarci rapidamente la Pinacoteca Nazionale e poi fare attività di restauro, fare attività convegnistica, fare tutto quanto è necessario per far sì che chi arrivi in Piazza del Duomo non guardi soltanto dalla parte del Duomo, ma guardi anche dall'altra parte. Questo ovviamente mi trova totalmente concorde, ma è una cosa che dicono un po' tutti, no? Perché è chiaro che
sistemare al meglio Santa Maria della Scala con l'eventuale trasferimento, se fosse possibile, della Pinacoteca, è una cosa su cui tutti sono sostanzialmente d'accordo. Ma quello io, ecco, quello su cui io non sono d'accordo con quello che è stato fatto, ecco, era questo, è per esempio il discorso della privatizzazione dei servizi del Santa Maria della Scala, perché ora è inammissibile che il comune proprietario di un immobile di questo genere... Il ruolo di opera laboratori. Ecco, esatto, questo. No, non è possibile che il comune per ogni biglietto riscuota il 10%. E tutto il resto vada a soggetti privati. Si dirà, ma questi si sono fatti carico delle spese. Sì, ma una seria programmazione delle attività, una seria programmazione delle iniziative consente anche di contenere i costi e aumentare gli incassi. Quindi Vigni sindaco ci sarebbe una presenza comunale più forte proprio in questo settore? Certo, ma non solo in questo settore, perché io penso che il Comune negli ultimi anni ha assistito inerme al depauperamento della città, ha assistito inerme alla privatizzazione di tutto, persino il cimitero è stato affidato in gestione a privati. Non è una cosa che funziona, perché io non ho mai visto da che campo un privato che assume una iniziativa si fa carico di qualche cosa senza sperare di guadagnarci. È il principio del libero mercato. È il principio del libero mercato, ma in certi servizi il libero mercato non funziona. Prendiamo il servizio idrico. Quest'anno l'acquedotto del Fiora ha guadagnato 4 milioni di euro, ma questi 4 milioni di euro potevano essere spesi in investimento per rifare le tubazioni che perdono, o potevano essere utilizzati per abbassare la tariffa dei cittadini. Vero, perché si debba dare una quota di questi 4 milioni di euro al proprietario privato di quote dell'acquedotto del Fiora. E questa è una posizione tipica, direi, della sinistra, appunto, certo, che rilancia il ruolo del pubblico in settori assolutamente nevralgici. Ecco, prima di arrivare all'1-2 finale, proprio al volo, perché siamo come al solito lunghi nei tempi, ma la fondazione MPS, ecco, se ne sta parlando molto, se ne è parlato molto. Cosa farebbe, come imposterebbe questo problema il sindaco eventuale Alessandro Vigni? Ma io per la fondazione fa un ragionamento abbastanza semplice. Con i pochi soldi che gli sono rimasti, e poi non sono pochissimi, che 400 sono 400 milioni di euro, deve concordare con il comune, con i soggetti locali, le priorità degli investimenti da fare e quindi intervenire a favore della piccola e media impresa. Ma senza scioglierla, quindi? No, che sciogliere? No, non va sciolta, anzi va, se possibile, arricchita ulteriormente. Facendo però una gestione trasparente, non andando a favorire amici Tizio e Caio. Queste nomine fatte dal sindaco pochi giorni fa soddisfano il candidato Vigni o meno? Ma io non mi pronuncio sulle nomine, perché dipende tutto dai rapporti che poi si stabiliscono tra l'amministrazione e i nominati. Certo, abbiamo assistito negli ultimi anni a delle sceneggiate incredibili dove ognuno voleva essere padrone di se stesso e poi nessuno era padrone di niente. Su questo non c'è dubbio. Ci deve essere un rapporto corretto. Ecco, una cosa che chiediamo è una domanda che forse altri non faranno in questa campagna elettorale, noi invece la facciamo a tutti i candidati, l'abbiamo fatta a Fucito, a Sportelli, la faremo agli altri. Il caso Davide Rossi, non certo dal punto di vista giudiziario, lì ci sono i magistrati e, come diciamo sempre anche sul blog, c'è forse anche troppa gente che ne ha parlato e ne ha scritto senza conoscere le carte, ma l'offensiva mediatica che c'è da ottobre del 2017 sulla città e che oggettivamente ha riportato Siena in un certo modo, con una certa narrazione, al centro dell'Italia mediatica. Cosa ne pensa il candidato Alessandro Vigni? Io penso che non ero amico di Davide Rossi. Avevo avuto anche scontri abbastanza brutali con lui. Quello che gli è successo è la conseguenza di aver fatto parte di un sistema corrotto, losco. Nessuno si ricorda, per esempio, che lui andava una volta alla settimana al Ministero degli Interni. A fare che cosa? Non si sa.
È uno qui, delle tante dei cose tanti da chiarire. E quindi quello che gli è successo è una conseguenza di come lui si era collocato all'interno di questo sistema. Ma del discorso, diciamo, proprio mediatico, di Siena al centro di, a livello mediatico, appunto, nazionale, presentata, narrata in un Mi certo sembra modo. Che Siena non c'entri niente in tutta questa cosa. È una vicenda che riguarda la banca, che riguarda eventualmente i servizi, che riguarda il sistema di potere che attorno alla banca si era creato. Noi abbiamo fatto un comunicato due giorni fa in cui abbiamo ricordato che all'ultima assemblea del Monte dei Paschi dei debiti dei partiti è venuto fuori che il sistema politico e dei partiti aveva preso al Monte dei Paschi non 10 milioni di euro come hanno detto i giornali, ma 153 milioni di euro. Una cifra esagerata. Quindi è chiaro che dietro a questi movimenti ci sono gli interessi più vari. Ultima domanda, anche questa la facciamo a tutti i candidati, la facciamo al candidato Alessandro Vigni. Nel caso in cui diamo per scontato il sindaco in carica, uscente Valentini, lo diamo per scontato per buon senso politologico, arrivi al ballottaggio e il competitor non sia, ahimè, Alessandro Vigni, qual è la posizione appunto della sinistra, di Sinistra per Siena? Appoggio al candidato Valentini, appoggio al candidato anti-Valentini, esortazione ad andare al mare, qual è la posizione? La nostra posizione è molto semplice, bisogna votare per me, candidato sindaco. Questo lo dicono tutti no, i candidati. No, ma c'è un piccolo particolare. In questo momento Siena rischia di anche uno spostamento a destra, perché Valentini è totalmente indebolito, non è più credibile. Allora c'è una maggioranza di cittadini senesi che fa riferimento ancora ai valori della sinistra e sono elettori che hanno lasciato il PD, che magari votano 5 Stelle o non votano, ci sono gli elettori di Leo, Liberi e Uguali, che non ha presentato una lista, ci sono gli elettori Questo nostri. Va benissimo, ma è un appello al proprio elettorato, anche ai delusi del PD, a Leo che non ha candidato, ma nel caso appunto che Valentini andasse al ballottaggio con un candidato altro rispetto ad Alessandro Vigni, cosa fa Sinistra per Siena? Sinistra per Siena esprime una valutazione non positiva dell'operato di Valentini, ma non soltanto perché è inefficiente, ma perché ha lavorato per la privatizzazione di tante strutture della città, perché non capisce che il ruolo pubblico è essenziale per un governo di una città come Siena. Quindi non si va con il PD contro l'eventuale candidatura di centrodestra? Ma il PD non è più un partito di sinistra, il Partito Democratico è un partito di centro, fa la stessa politica che fanno quelli di Forza Italia o che fanno altri schieramenti di quel genere. Ecco, la chiarezza non fa difetto al candidato Alessandro Vigni, candidato che ringraziamo e al quale, come a tutti gli altri, auguriamo di continuare la sua campagna elettorale nel modo più costruttivo possibile. Grazie. Grazie a voi. La Volvo ancora là, è pronta per partire, idea di libertà, di una giornata al mare, chissà se partirà. Se non si fermerà, ci vuole volontà e determinazione e combattività per arrivare al mare, chi ti fermerà? Verso la libertà e nel tuo sogno cammini su una spiaggia privata e non lo sai, chissà se te